Ciao belli, bentornati sul punto di G. Io sono il vostro G e oggi finalmente parliamo di Project Hydra, il software perfetto per i vostri processori basati su architettura Zen 3. Stanchi di questa scritta? Hookies è il sito al quale rivolgervi per l'acquisto di videogiochi, software e soprattutto chiavi di attivazione per Windows 10 upgradabili gratuitamente a Windows 11. Vi basterà soltanto cercare il prodotto da voi desiderato e al momento dell'acquisto inserire il codice sconto WKPG che sta per hookies.dg per avere un ottimo sconto su un prezzo già abbastanza conveniente. Dopodiché vi basterà scegliere il vostro metodo di pagamento preferito e notare come l'ordine sia stato processato in tempi davvero brevissimi. Per attivare Windows vi basterà digitare attivazione nella barra di ricerca e seguire tutti i passaggi. Hookies, chi meglio di loro? Allora, Project Hydra è un software sviluppato da Yuri Bubli, suppongo si pronunci così. È praticamente lo stesso sviluppatore che ci ha portato CTR, Clock Tuner for Ryzen, un programma davvero molto utile per i processori della famiglia Zen 2 o Zen Plus, e ci ha portato anche DRAM Tuner for Ryzen, che è un programma in grado di farvi fare del tuning alle RAM per avere migliori prestazioni dal vostro sistema. E questo è un topic che andremo a vedere nel prossimo video. Perché? Perché fondamentalmente sono un masochista e quindi ho cercato di fare cose, ma sfortunatamente non ci sono riuscito. Ma ne parliamo nel prossimo video. Sebbene i processori Ryzen siano ormai in giro da un bel po' di tempo, stiamo parlando di anni ormai, dalla prima generazione, io sento che questo tipo di CPU non è sfruttata mai come dovrebbe essere sfruttata, vuoi perché è ancora relativamente giovane rispetto a un'architettura ormai che c'è da anni, vuoi perché i software non riescono a trarne il maggior beneficio, vuoi perché magari è costretta a determinate performance da, non so, dissipatori adeguati. Ad ogni modo, Project Hydra vi promette di poter fare un tuning i vostri Ryzen 5000 o comunque qualsiasi CPU della famiglia Zen 3 in maniera semplice, veloce, no assolutamente, e adesso vi spiego il perché, ma sarà sicuramente precisa come cosa. Adesso vi faccio vedere un pochettino come appare il software e vi lascio in descrizione il canale YouTube del creatore di questo software, perché magari lì riuscite a capire qualcosina di più di quello che vi dico io. Non per qualcosa, ma appunto io sono stato una settimana con la versione free di Hydra e non capivo perché alcune cose non funzionassero prima di riuscire a vedere in alto la scritta Pro. Quindi ho detto, aspetta un secondo, evidentemente esiste una versione free, esiste una versione pro, e alla fine ho acquistato una versione pro. Vi lascio il link anche per acquistare la versione pro, basta diventare Patreon del creatore. Ad ogni modo, questo qui è il software. Come potete vedere, il software ci fa vedere prima di tutto l'hardware che noi abbiamo. Io appunto ho un Ryzen 9 5900X, una MSI Mag X570 Ace con l'ultimo BIOS disponibile, Windows 11 eccetera eccetera. Qui ci fa vedere praticamente come il nostro processore è diviso, perché non ci sono più i CCX che c'erano qualche tempo fa, bensì ci sono i CCD che non so per cosa stiano, forse ve lo scriverò. Io così di getto vi dico Core Cluster District, non mi ricordo cosa significhi CCD. Essendo un 5900X, un processore a 12 core, ci sono 6 core attivi per CCD. Io ho provato questo software anche su un 5800X, che è un processore ad 8 core, e ha tutti gli 8 i core attivi sul primo CCD. Un 5950X invece avrà 2 CCD totalmente attivi. Ovviamente quando poi si passerà a Threadripper vedremo che mano a mano tutte quante le altre caselle saranno riempite. Allora, cos'è la prima cosa che dovete assolutamente fare? È capire cosa vi stia dicendo il software, perché questo è un grande problema per adesso. Nel senso, io bazzico con i Ryzen, come ho detto, dalla serie 1000, quindi dal Ryzen 7700, e comunque ho avuto qualche problemino a capire il linguaggio di questo software. Ad ogni modo, abbiamo l'utilizzo della CPU, il VDRUP, questa è la prima cosa importante, cioè voi date come riferimento, in base al tipo di carico che il vostro PC sta eseguendo, date come riferimento, diciamo,
un voltaggio particolare. 1,45 è il voltaggio massimo, ma noi vediamo poi il voltaggio effettivo qui, 1,430. Ma se noi diamo 1,45, perché c'è 1,430? Perché c'è un V-drop del 2,3-1,3%, in pratica c'è una decadenza di voltaggio, cioè voi date questo valore massimo, però arriva una percentuale minore ovviamente al vostro processore, perché è una maniera più sicura di mantenere il processore, perché immaginate se il vostro processore fosse fisso a 1,4 volt, sarebbe in effetti una cosa decisamente pericolosa. E voi direte, ma scusa, perché 1,4? Perché ragazzi, stiamo parlando di un processore a 12 core che consuma più corrente di un processore a 6 o un processore a 8 core, e quindi serve un voltaggio maggiore per tenerlo a determinate prestazioni. Comunque abbiamo poi l'amperaggio che il processore consuma, il wattaggio che appunto la potenza che il processore consuma, e qui abbiamo il tipo di carico. Abbiamo diversi tipi di carichi, abbiamo praticamente la AVX1, AVX2, SSE, e ovviamente qui ogni tanto apparirà idle. Una volta che abbiamo capito bene o male cosa possano significare queste caratteristiche, come ho detto, qui abbiamo in questa tabella delle frequenze di partenza che poi il software utilizzerà per fare alcuni boost, per fare alcuni tweak. Questi sono dei valori di riferimento, non è la frequenza attuale del vostro processore, non è quella impostata e che sarà mantenuta dal vostro processore, perché appunto le varie frequenze voi le potete vedere tranquillamente qui. Per fare un tuning del processore, innanzitutto dovreste un attimo andare nei setting per capire bene di cosa si stia parlando. Innanzitutto andiamo nella tabella che si trova a sinistra, di quella principale, e abbiamo i diagnostic settings, cioè i settaggi della diagnosi del processore, perché Project Hydra vi fa una diagnosi della frequenza massima che il vostro processore riesce a raggiungere con un voltaggio che voi andate ad indicare. Ad esempio, io qui per il test multicore ho impostato 1.375 volt perché so che il mio processore va bene a quel voltaggio, non riscalda tanto grazie al mio dissipatore. Sinceramente parlando, andare a 1.4 e passa per una diagnosi è troppo, il processore semplicemente rischia di essere danneggiato se sta costantemente a quel voltaggio. Qui ovviamente poi potete dire spegni il PC dopo la diagnosi, crea dei profili, perché i profili sono molto importanti, attenzione, una fase di preriscaldamento, cioè nel senso il processore va un po' sotto sforzo per testare anche le capacità di dissipazione del vostro dissipatore, il target di watt, abbiamo il target di temperatura, il target di watt per la AVX2, il target di temperatura. AVX1 e AVX2 sono semplicemente processi multicore leggeri e multicore pesanti. Per farvi un esempio stupido, AVX1 dovrebbe essere Prime 95, però lì si va a stressare più la cache del processore, invece AVX2 dovrebbe essere Cinebench, che è un software che va a spremere letteralmente tutta la potenza multicore del vostro processore. E poi abbiamo trova il voltaggio migliore in base al vostro sistema di dissipazione, potete disabilitarlo, potete dire ho un dissipatore ad aria, ho un AIO o un dissipatore custom con un custom loop appunto. Abbiamo poi appunto le varie diagnostiche, cioè possiamo fare una diagnostica del core, perché attenzione ragazzi, questo è molto importante. Nella versione free la diagnostica a me ha preso circa 3 ore e mezzo. Nella versione pro, perché ho abilitato la enhanced accuracy, che adesso non so perché è disabilitata, ha impiegato precisamente 7 ore e 30. 7 ore e 30 significa che questo software ora sa molto di più del mio processore di quello che io posso mai sapere, o della persona che ha assemblato il processore, della macchina che ha assemblato il processore. Vi sto infatti facendo vedere a schermo le frequenze massime che poi il processore è riuscito a raggiungere sotto il test sintetico che poi il software mi ha dato. Stiamo parlando di 4 GHz e 8 su ogni core, una temperatura di 81 gradi, ma ci sta, stiamo parlando comunque di un processore a 12 core, quindi è una casistica normale per questo tipo di hardware.
Comunque, dopo aver fatto questo, questa cosa divertente con i setting, dovresti andare su diagnostica. Io non la faccio partire la diagnostica perché, fidatevi, ci mette del tempo. Infatti esce un avviso. Il processo è lungo e il sistema potrebbe ributtare durante il processo di diagnosi molte volte. Non preoccuparti, è tutto sicuro. Inoltre, non eseguire processi di terze parti. Che cosa significa? Come ho detto, questo processo di diagnostica permette di andare a calcolare la frequenza massima con un dato voltaggio di ogni core, di ogni singolo core, e per un core potrebbe metterci anche 25 minuti, 30 minuti, perché parte da una frequenza base che potrebbe essere 4.6 GHz e magari lo porta a 4.975. A me è successo che qualche core, appunto, come avete visto, è arrivato ben oltre i 4 GHz e 9, siamo arrivati quasi ai 5 GHz. E dopo che ha testato ogni singolo core, va a testare la frequenza in CCD1 e CCD2, cioè va a testare la frequenza dell'insieme di core numero 1 e dell'insieme di core numero 2. A me, se non sbaglio, è uscito 4.775 per il primo CCD, 4.675 per il secondo CCD. Significa che il CCD1 è decisamente più potente. Una volta che è stato fatto questo, potete provare un boost test, potete provare una comparison. La comparison nella versione free non so perché funziona, in questa qui a me non va. Non, evidentemente, essendoci solo una persona dietro lo sviluppo di questo software, c'è qualche baghettino che deve essere ancora un attimo corretto. La cosa più importante di Project Hydra, secondo me, sono i profili, perché una volta che sarà fatta la diagnostica del vostro chip, il software vi va a creare dei profili. Non fate caso a questi voltaggi, perché io ho impostato XOC. XOC sarebbe Extreme Overclock. Stranamente il mio dissipatore, comunque, quando poi il processore è sotto sforzo, riesce comunque a tenere delle temperature accettabili. Abbiamo poi il profilo OC, il profilo normal, infatti vedete come tutti i voltaggi si abbassano, e abbiamo la cosa interessante, undervolt. Il profilo undervolt è quello che vi permette di risparmiare di più per quanto riguarda temperatura e consumi elettrici, o comunque corrente utilizzata, potenza succhiata dall'alimentatore, perché appunto va a creare un undervolt la cui curva è stata creata grazie alla diagnostica di prima, e credetemi, è precisa. Di default il sistema ha delle frequenze decisamente basse perché deve garantire la stabilità in ogni tipo di scenario, ma quando poi si tende a avere dei processi aperti, che siano gaming, che siano rendering, che siano, non lo so, semplicemente test, si vede come la frequenza dei core cominci a salire anche di tanto. E qui poi mi collego a un altro discorso. Noi qui adesso abbiamo i profili, potete attivarlo, disattivarlo, salvarlo, ma questa è una tabella ancora più importante, il CU value, cioè il valore del CU. Per farvi capire, sulla tabella a sinistra abbiamo il lavoro low thread, sulla tabella a destra il lavoro multithread pesante, quindi questo qui dovrebbe essere AVX1 e questo qui AVX2, se non erro. Infatti noi adesso dovremmo essere in AVX1 perché sto registrando con OBS, e vedete che ogni tanto si accendono delle caselle. Queste caselle cosa sono? Corrispondono precisamente ai core che voi avete qui su. Il core 4, in questo caso, come vedete, o anche il core 3 alle volte, si illumina di rosso. Questo significa che questi sono i core che non riescono a boostare come voi vorreste, nel senso sono a frequenza più bassa rispetto agli altri. Nel video che vi ho linkato in descrizione, il creatore proprio di Hydra dice, in questo caso è qui che voi potete andare a fare del tuning. Questi numeri sono solamente indicativi, a voi non, dovete assolutamente pensare che 227 possa essere una frequenza, possa essere un voltaggio, assolutamente no. Sono dei numeri per farvi capire bene o male di quanto avete aumentato la frequenza. Questa cosa è un modo che il software utilizza per far credere alla vostra CPU che ha qualche volt in più da utilizzare, mentre in realtà voi andate solamente a richiedere un aumento di frequenza. Funziona decisamente, perché io al momento non faccio partire Cinebench perché sto comunque registrando e sto
col software aperto, quindi sicuramente ci sarebbe un degrado di prestazioni non indifferente. Ma quando faccio partire Cinebench, molti core, io qui sono partito praticamente da tutti che erano 30, molti core diventavano rossi. Quindi, una volta che il software parte, voi dovete andare piano piano a vedere quali core diventano rossi e nella tabella a destra aggiungere passo passo più 10 ogni volta, fino a che il core non diventa più rosso. Nella tabella a sinistra potete anche andare ad aumentare di più 20, fino a che i core non diventano tutti rossi o, attenzione, fino a quando il software non crasha. Perché nel caso in cui il vostro software crashasse, beh, siete arrivati praticamente al limite del silicio, cioè al limite del vostro processore. È un software estremamente interessante, è molto complesso, estremamente complesso. Vi ripeto, io bene o male so dove andare a mettere le mani quando si tratta di overclockare un Ryzen. Con questo software hai molto più controllo, hai delle ottime impostazioni per decidere anche a che percentuale di utilizzo debba partire, non lo so, il multitrading pesante, il multitrading leggero, il low trade. Hai davvero una marea di settaggi con cui poter giocare. Io credo che comunque il software meriti. Fondamentalmente l'idea è più che buona. Io ho utilizzato CTR per mesi, poi a un certo punto ha cominciato a buggarsi sul mio 5900X. Hydra fino ad ora, a parte qualche piccolo problemino di lettura non proprio perfetta della frequenza, perché io poi lo uso anche con Hardware Info, non mi ha dato problemi di sorta. C'è una cosa che voglio segnalare, e cioè quando voi andate a fare delle operazioni mi raccomando di chiudere il software e riaprirlo. Se non vedete dei cambiamenti, se avete fatto qualche operazione, riavviate il PC, perché molte volte questa cosa aiuta a far entrare in azione i vari profili che avete selezionato. Raga, sta a voi decidere. La versione free vi permette di fare alcune cose, vi permette di avere un sistema stabile e performante. La versione pro vi permette di avere decisamente qualcosina in più. Quindi sta a voi decidere. Io personalmente cerco di sostenere lo sviluppatore, perché CTR, VRAM Tuner e Hydra sono tre software che secondo me formano la base di ciò che può essere utile con un processore Ryzen, perché come ho detto sono fantastici i processori Ryzen, a livello hardware sono fantastici, ma tuttora ci troviamo con delle impedenze a livello software, non sono ottimizzati purtroppo come dovrebbero essere. Ad ogni modo, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere, scaricherete Project Hydra? Io sono estremamente a favore di questo software, quindi mi farebbe piacere che anche voi lo scaricaste e che voi soprattutto lo provaste e mi deste il vostro feedback qui sotto in descrizione. Grazie mille e ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui con il vostro G. Mi piace, iscrizione, campanella, canale delle GPU in descrizione, e quindi nulla, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao belli!